Allora, la parola a Viola Garofalo che di Potere al Popolo, una formazione che aveva già aderito all'iniziativa quando questo era il 13 ed aveva esattamente le caratteristiche che dicevo prima, quindi ha accompagnato l'intero percorso di costruzione della manifestazione. Sì, non potevamo non aderire perché questa manifestazione rimette al centro un tema che è quello di pensare prima agli sfruttati, a chi sta male, a prescindere dal colore della pelle, evidentemente come ricordava Apu. Non potevamo non aderire perché questo è il nostro tema e la ragione per la quale 6 mesi fa ci siamo messi insieme e abbiamo costruito un soggetto che potesse fare opposizione in questo paese. Dico fare opposizione perché purtroppo chi oggi è in Parlamento ha responsabilità gravi, sia chi è al governo adesso sia chi era al governo prima. Responsabilità gravi per la creazione del divario economico che la crisi ha determinato, ma che si è particolarmente accentuato in Italia, ma responsabilità gravi rispetto alla mancanza di soluzioni. È sparito il reddito ed è venuta fuori la flat tax. Sparisce la sicurezza sul lavoro, non si parla di sicurezza sul lavoro a fronte di decine e decine di morti e si parla soltanto di una sicurezza che significa massacrare le classi popolari, colpire gli occupanti casa, colpire le donne, perché anche questo vorrei dire, io spero che in piazza il 16 ci saranno tante di noi che vogliono gridare basta a una politica che non soltanto esclude le donne dal punto di vista della rappresentanza, ma le massacra da qualsiasi altro punto di vista, sui posti di lavoro, ma nella loro vita quotidiana, e credo che il ministro Fontana su questo abbia fatto delle promesse molto preoccupanti. Diceva bene Abu prima, parlare della questione dei migranti o parlare dei veri e propri provvedimenti razzisti che sono stati fatti in questi anni, si parlava del decreto Minniti Orlando, si parla oggi del contratto di governo, significa parlare di una condizione che è prima di tutto una condizione materiale e che ci vede naturalmente uniti. Per noi non si tratta di semplicemente di restituire dignità o di avere una prospettiva umanitaria, si tratta di comprendere che purtroppo questa condizione riguarda tutti, chi un documento in tasca ce l'ha e chi non ce l'ha, e per questo noi non possiamo che essere in piazza il 16 per costruire un primo momento di opposizione, perché alla guerra che ci stanno facendo e che continuano a farci, noi vogliamo rispondere con la solidarietà, ma vogliamo anche dare una risposta che è ricompattarci, scendere in piazza, contrapporci alla violenza che quotidianamente ci viene fatta, sui posti di lavoro, a scuola, nel non trovare lavoro, nell'essere costretti a lavorare fino a 70 e più anni. Quindi noi in piazza ci saremo e sarà soltanto un primo momento, perché penso che da qui in poi questa fregatura di mettere i poveri l'uno contro l'altro deve essere smontata e la smonteremo, e ci aspetta un autunno che sarà complicato per noi, ma sarà ancora più complicato per loro.